Game Timers, è tempo di videogiochi. Proprio così, nel bel mezzo delle feste e ad un passo dal Capodanno, noi siamo qua. Irriducibili! Beh, quasi tutti. Insomma. Sì. Beh, Sebastiano se l'è portato via il Grinch. E insieme al Natale ci ha lasciato te. Non so se abbiamo fatto un affare. Secondo me è un affarone. Scherzi a parte, con Sebastiano assente e giustificato, ci faceva piacere salutare insieme a voi questo 2016. E quindi, eccoci qua! E ai botti ci penso io. Beh, basta che non fa esplodere la con postazione calma, ROG, però. Ma quella ci pensa Sannino. No, allora siamo a posto. Comunque, a far casino, più del raffo e di Sannino, pure la rima baciata mi sono inventato, bella, fidatevi che ci pensa Frank West. Il tema è poco natalizio, orde di zombie massacrati con mazze da baseball e motoseghe, ma è quello che accade in Dead Rising 4, esclusiva Microsoft per PC ed Xbox. Ve ne parliamo nel prossimo servizio. A 10 anni dal suo debutto, Dead Rising ritorna alle origini riproponendo ambientazione protagonista del primo capitolo della saga. Il centro commerciale di Willamette è ancora una volta infestato da morti viventi e Frank West viene tirato in mezzo in quanto sopravvissuto alla prima infezione. Il nostro impavido fotoreporter è infatti l'unico a conoscere bene cosa accadde anni prima e viene così coinvolto dal governo per indagare sui fatti. Pur essendo una trama che risulta un mero pretesto per uccidere gli zombie nei modi più disparati, dobbiamo ammettere che la curiosità di sapere cosa sarebbe successo ci ha tenuti volentieri incollati allo schermo, anche se il vero motivo per cui abbiamo faticato a staccarci dal gioco sono state le situazioni e l'ignoranza di fondo che permeano il titolo sviluppato da Capcom Vancouver. Dead Rising 4 è principalmente un gioco open world, permeato da incarichi di vario tipo, armi fuori di testa e naturalmente zombie. Il gioco è diviso in 7 casi che tracciano la nostra progressione nella trama. Differentemente dai primi capitoli, in questa quarta reincarnazione della saga è stato tolto il limite di tempo che scandiva l'avventura, mettendo una certa pressione. Modifica che ha reso il gioco più accessibile, offrendo inoltre maggiore spazio all'esplorazione. Seppur caratterizzate da una struttura piuttosto elementare, le missioni sono tutto sommato varie e divertenti, grazie alla follia di armi ed equipaggiamenti utilizzati. Tra questi vi è la macchina fotografica del protagonista, che dovremo utilizzare al fine di indagare sui motivi dell'epidemia, evidenziando prove e tracce biologiche. La fotocamera ci è utile anche per immortalare gli zombie e gli umani ostili nelle pose più assurde e guadagnare punti. Come da tradizione, torna il sistema di crafting, qui reso più snello e immediato rispetto ai capitoli precedenti, sia per le armi che per i veicoli. Oltre alla campagna single player, Dead Rising 4 offre una modalità cooperativa multigiocatore che presenta meccaniche più simili a quelle del primo capitolo, incluso il limite di tempo per concludere le missioni. Dead Rising 4 offre un comparto tecnico piuttosto convincente, con un motore grafico capace di rimanere ancorato ai 30 fps nonostante l'incredibile quantità di zombie presenti sullo schermo. Un plauso va alla colonna sonora e al doppiaggio in italiano, aspetto che ci ha ulteriormente aiutato a immedesimarci nell'atmosfera malata che si respira a Willamette. Parlando di difetti, ci ha infastidito la presenza di un aliasing piuttosto marcato, oltre che texture, animazioni e collisioni non sempre all'altezza delle produzioni moderne. Durante la nostra prova ci siamo inoltre imbattuti in script malfunzionanti che ci hanno obbligato a ricaricare il checkpoint per proseguire nell'avventura. Anche la telecamera ci ha dato qualche grattacapo, facendo fatica a star dietro all'azione, specialmente negli spazi chiusi. Pur con i suoi difetti, abbiamo amato Dead Rising 4, grazie al divertimento e all'ignoranza che permea alla produzione Capcom, un titolo che non mira una trama da Oscar né a spodestare GTA e compagnia bella, ma che è in grado di offrire ore di massacri virtuali e di spegnere letteralmente il cervello facendoci staccare dalla quotidianità. Uno spasso questo Dead Rising 4, ora però dall'horror ci spostiamo verso la fantascienza. Tema direi d'attualità perché nelle sale imperverso un nuovo film ambientato nell'universo di Guerre Stellari, ossia Rogue One. Molti di voi sono certo che l'avranno visto. Voi l'avete visto? Io l'ho visto e avevo 0 aspettative, ma invece sai che mi ha sorpreso? E tu, Raffo? Io ho visto solo il secondo tempo perché nel primo stavo dormendo, però quello che ho visto mi è piaciuto. Grandi divergenze di pareri, eh? Beh, diciamo che si sforza di dare un senso a un buco di sceneggiatura abbastanza conclamato. Ricordiamo che si tratta di un prequel. Esatto, comunque noi qui non parliamo del film, non parliamo nemmeno dell'esperienza VR di Star Wars Battlefront che ci mette ai comandi di un X-Wing proprio in quel periodo. Il prossimo servizio è tutto dedicato ai collezionisti, chiaramente fan di Star Wars. Abbiamo una missione per te. Il test di un'importante arma imminente. Dobbiamo sapere che cos'è e come distruggerla. Ciao, Game Timers.
Oggi eccomi a voi a mostrare uno dei tanti prodotti che sicuramente usciranno nei prossimi mesi, legati a questa nuova licenza di Star Wars. Vi ricordate gli speaker della Camino di Darth Vader e la Hulkbuster? Oggi vi presento il Death Trooper e lo Stormtrooper. Iniziamo dal Death Trooper. Si tratta di una replica in scala 1:1, esattamente come lo si potrà vedere in azione nel film. Questo è il nuovo Trooper che farà la sua prima apparizione proprio in Rogue One. La particolarità di questo prodotto è che oltre a essere una stupenda replica in scala 1:1, è anche uno speaker Bluetooth. Come peso siamo sui circa 3 kg e dal tatto si nota subito l'alta qualità del prodotto. Nella parte posteriore troviamo l'interruttore, on-off, l'ingresso per il jack di corrente ed una porta USB, utilizzata per poter caricare un device. A livello tecnico abbiamo un'uscita audio di 15 W RMS più 3 W RMS per 2, che per un uso casalingo sono perfetti. Il suono è molto pulito ed omogeneo, ed il woofer da 82 mm svolge un ottimo lavoro. Il Death Trooper è dotato di un'antenna magnetica che si deve attaccare sulla parte sinistra dell'elmo. Una chicca è il LED verde che si accende quando viene appoggiato. Il pairing è molto semplice, infatti una volta acceso basterà attivare il Bluetooth del vostro telefonino. Molto belli gli effetti che si sentono dalla cassa quando si accende, quando si effettua il pairing con il telefonino e quando si dissocia. Un pezzo decisamente interessante e particolare che attirerà sicuramente i fan della saga di Star Wars. Il secondo modello, identico a livello di caratteristiche tecniche, è l'elmo dello Stormtrooper, che abbiamo visto nel film Star Wars Ritorno della Forza. Per entrambi i modelli, nella confezione troviamo un manuale di istruzioni, una scheda del prodotto, l'alimentatore e un cavetto micro USB. Il prezzo indicativo per ogni modello è di circa 399 euro, non troppo economico, ma se pensate che alla fine avete una replica in scala 1:1 e uno speaker Bluetooth, il prezzo è giustificato. L'azienda è al lavoro su altri modelli nel mondo di Star Wars e di Iron Man, oltre ad un bellissimo speaker tratto dal prossimo film in uscita nel 2017, La Bella e la Bestia. Per oggi è tutto e che la forza sia con voi. Ciao! Che cosa diventerai? Rimaniamo in tema di cinema, ma non preoccupatevi troppo perché qui c'entrano pure i videogiochi, perché tra pochi giorni, il 4 di gennaio esattamente, uscirà nelle sale italiane un film molto atteso, tratto proprio da un videogame di grande successo, meglio, da una serie di videogiochi di grande successo. Beh, considerate che dal 2007 ad oggi sono usciti una ventina di titoli, considerando gli spin-off, per quasi 100 milioni di copie vendute. È uno dei franchise più importanti dell'industria videoludica, lotta tra assassini e templari, avete presente? Io ben presente. Lei che ha creato, anzi co-creato la serie. E chi se la scorda, Jay Draymond, dai. Io l'ho pure intervistata ai tempi. E comunque parliamo naturalmente del film di Assassin's Creed, che sono certo tanti di voi stanno attendendo con ansia. E questo è ciò che vi attende. Quello che ho visto lì sembrava reale. Era una delle pellicole più attese di questo 2016, ma da noi arriverà nelle sale con qualche giorno di ritardo, giusto in tempo per festeggiare il nuovo anno, il 4 gennaio 2017. Il fardello di aspettative è enorme per questo film di Assassin's Creed, come normale che sia per un franchise che ha ridefinito il genere action stealth, non mancando mai un'uscita fin dal lancio nel 2007, tranne in questo 2016, con una pausa di riflessione necessaria a rilanciare il brand. A colmarne il vuoto ci pensa quindi il film, che però riparte da qualcosa di nuovo. Il film di Assassin's Creed non cerca di portare in scena il videogioco, si impegna invece a raccontare una storia inedita, ambientata nella Spagna del XV secolo. Forte di una sceneggiatura solida e di un cast d'eccezione, con Michael Fassbender nei panni del protagonista Callum Lynch e del suo alter ego assassino Aguilar, e al fianco due premi Oscar, Jeremy Irons nei panni dell'antagonista templare Alan Rickin, CEO di Abstergo Industries, e Marion Cotillard in quelli di Sofia Rickin, figlia di Alan e scienziato a capo del progetto Animus. Proprio attraverso l'Animus, Callum rivivrà i ricordi genetici dell'antenato Aguilar nel tentativo da parte dell'Abstergo di recuperare la leggendaria Mela dell'Eden, artefatto appartenente ad un'antica civiltà e che si dice abbia il potere di controllare la mente delle persone. Se cadesse in mano ai Templari, sarebbe la fine del libero arbitrio. Non sarà necessaria dunque una cultura enciclopedica sul tema Assassin's Creed per godere di questa pellicola, che strizza l'occhio ai fan storici della serie ma che punta soprattutto ad acquisirne di nuovi.
Perfino l'Animus, strumento iconico del videogioco, è stato ripensato per il film, trasformandosi in un macchinario enorme che permette al proprio utilizzatore di simulare acrobazie di ogni tipo. Si tratta di una delle poche concessioni agli effetti speciali, usati in modo mai invasivo, per lasciare invece spazio a scene d'azione di grande impatto, come l'immancabile salto della fede, realmente eseguito da uno stuntman professionista. Il risultato sono quasi 2 ore piene, che volano via spedite grazie ad una trama coinvolgente, ad una regia spettacolare e a dosi massicce d'azione, fino ad un finale emozionante che lascia aperto più di uno spiraglio verso futuri sequel. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Fassbender ci ha raccontato durante un'intervista che lui non ha effettivamente mai giocato al videogioco, ma che ha conosciuto il videogioco e che era rimasto affascinato dal mondo che era dietro questo videogioco. Di conseguenza ha deciso anche di prendere in mano la produzione e di non essere soltanto l'attore protagonista, ma di essere coinvolto assolutamente nella realizzazione di questo film. Vedrete, quando andrete al cinema, quanto questo ha comportato nell'interpretazione stessa dell'attore quando interpreta il personaggio principale. Si sente, si vede che il suo coinvolgimento va oltre quella che è la semplice recitazione. Abbiamo parlato di horror e di fantascienza, abbiamo attraversato epoche storiche con il film di Assassin's Creed, ci mancava però di attraversarle in un contesto videoludico, quindi... Quindi un po' di sano retro gaming a cura del Raffo, che propone il menù? Allora, i giochi sono dei classici, la piattaforma è moderna, una console moderna e mini dedicata ai nostalgici e al retro gaming. Esattamente, per tornare a vivere nel salotto di casa e sulla propria TV di ultima generazione, tutto il fascino dei pixel dell'era Nintendo a 8-bit. 30 giochi e un salto indietro nel tempo di quasi 30 anni con questo Nintendo Classic Mini. Oggi l'argomento che trattiamo appartiene al mondo del retro gaming, ma non del tutto. Si tratta infatti del Nintendo Classic Mini, una console uscita qualche giorno fa, ma che riprende l'aspetto e i giochi del NES originale uscito negli Stati Uniti nel 1985 e 2 anni dopo in Italia. In realtà la prima versione di questa console uscì in Giappolandia nel 1983, ma aveva un design piuttosto brutto e quindi solo 2 anni dopo Nintendo rinsavì e, mantenendo la stessa architettura interna, ne cambiò l'estetica. Comunque, a distanza di 1000 anni, ecco che Nintendo decide di mettere sul mercato una versione da collezione del NES, un prodotto destinato ai collezionisti e a coloro che per qualche motivo hanno voglia di giocare ai vecchi titoli per NES. Nintendo Classic Mini ha un aspetto molto accattivante, le dimensioni sono leggermente ridotte, ma a parte questo è simile in tutto e per tutto alla versione originale. Le differenze però non si limitano solo a questo. Nintendo Classic Mini, per esempio, non consente di ospitare le cartucce originali, contiene invece 30 giochi selezionati da qualcuno in Nintendo, selezione che considero molto buona, a partire da Bubble Bobble, Castlevania 1 e 2, Mario Bros, Metroid, Punch-Out, quello del pugilato, Super Mario Bros 1, 2 e 3 e gli indimenticabili e ottimi The Legend of Zelda 1 e 2. Insomma, i 30 giochi presenti sono in gran parte di ottima qualità, il che è un bene. Dunque, per una 60 euro vi portate a casa una mini console pseudo vintage con una 30 di giochi. Personalmente, in tutta franchezza, sono un po' perplesso sul senso di questa console. Tralasciando l'aspetto collezionistico che invece la giustifica totalmente, il mercato dell'usato è pieno di NES originali e per la stessa cifra è possibile acquistare la vera console, che davvero rappresenta un pezzo di storia ed è possibile utilizzarla attingendo a una softeca di centinaia di giochi. Certo, si pagano a parte, ma si trovano anche a meno di 10 euro l'uno, in perfette condizioni. L'altra perplessità riguarda coloro che hanno giocato e amato il NES nel periodo in cui era in vendita. Le emozioni che hanno procurato i suoi giochi rimangono nella memoria di tutti noi. Le imprecazioni tirate con il difficilissimo Mega Man, i passaggi segreti scovati in Super Mario, le soddisfazioni di vincere un incontro in Punch-Out rischiano di svanire nel momento in cui riprenderemo in mano il pad per giocarli. Perché le emozioni di oggi, sicuramente molto meno intense, si sovrapporranno a quelle di allora, cancellandole. Se posso darvi un consiglio, comprate pure questo Nintendo Classic Mini. È un bell'oggetto da vedere e da esporre, ma lasciatelo inerte. Le vostre emozioni e i vostri ricordi sono un tesoro inestimabile che non potete correre il rischio di perdere.
E dopo la console ultra compatta per rivivere le emozioni dei classici 8-bit, parliamo di qualcosa che per filosofia sta all'esatto opposto, ossia il PC gaming. Che è l'ambito dove si tocca con mano il futuro della tecnologia da gioco. Beh, lì sì, c'è veramente da sbizzarrirsi, eh. 4K, VR, chi più ne ha più ne metta, se ne ha. Questa ne ha di sicuro, e oggi vi mostreremo in azione una scheda grafica senza compromessi, una top di gamma che... 4K e VR, spostatevi che arrivo io. E qui in azione la nuova ROG Strix GTX 1080 di Asus. Il 2016 ha avuto una regina incontrastata nel mercato delle schede grafiche di fascia alta. Si chiama GeForce GTX 1080 e con le sue performance ha rivoluzionato il mercato. Si tratta infatti della prima scheda singolo chip sotto i 1000 euro in grado di gestire la risoluzione 4K senza troppi compromessi, potendo contare su 2560 CUDA core e più del doppio della potenza di calcolo di PlayStation 4 Pro. Asus ha spinto ancora oltre queste caratteristiche con ROG Strix GTX 1080, disponibile in tre versioni, ognuna con diversi livelli di overclock preimpostati in fabbrica. Quella che abbiamo provato è la versione top di gamma, con 8 GB di memoria GDDR5X e la frequenza di base del chip Pascal che sale dai 1607 MHz delle schede Founders Edition di Nvidia a 1759 MHz, fino ad arrivare a 1898 MHz in modalità Boost. E con il software GPU Tweak 2 basta un click per impostare la modalità OC, che con un ulteriore overclock spinge in modo sicuro le frequenze di boost fino a ben 1936 MHz, 200 MHz più delle schede Founders Edition. Un miglioramento delle frequenze del 10% che non va ad intaccare silenziosità di funzionamento e temperature, che in media si mantengono 15 gradi più basse a pieno carico rispetto alle schede standard. Merito di un efficiente sistema di dissipazione che mette le heat pipe del sistema di raffreddamento DirectSU 3 direttamente a contatto con la superficie della GPU e le tre ventole dotate di alette Wing Blade che aumentano il flusso d'aria. Inoltre la scheda integra due connettori a 4 pin ai quali possono essere connesse delle ventole supplementari da montare sul case e controllate direttamente dal chip grafico. Si tratta della soluzione definitiva per giocare fluidamente in 4K? Per scoprirlo l'abbiamo testata su alcuni dei titoli DirectX 12 più esigenti, a risoluzione 1440p e 4K. Con Total War Warhammer a dettaglio ultra, a risoluzione 1440p, il benchmark integrato fa segnare 90 fps medie, valore che scende a 51 fps in 4K. In Rise of the Tomb Raider, al massimo del dettaglio e con filtro Pure Air attivato, la media FPS del benchmark integrato si attesta sui 92 FPS a risoluzione 1440p e a 52 FPS in 4K. Valori molto simili anche per Hitman, che sempre a dettaglio ultra, con anti-alias attivo e filtro anisotropico 16x, raggiunge rispettivamente 94 e 53 FPS medie. Infine, con Battlefield 1 a dettaglio ultra, la media sale addirittura a 120 fps in 1440p, mentre in 4K si attesta comodamente sulle 70 fps. Le schede Asus ROG Strix GTX 1080 quindi garantiscono performance 4K che solo un anno fa sarebbero state impensabili, a meno di non scomodare le costosissime Nvidia Titan X. E sono ideali per un'esperienza di realtà virtuale impeccabile, anche grazie alle due porte HDMI, che si aggiungono a due DisplayPort e al connettore DVI, così da non dover cambiare la disposizione dei cavi per connettere un visore VR. Non manca il supporto ai monitor G-Sync e alla tecnologia Aura RGB di Asus, che permette di personalizzare la livrea della scheda con milioni di tonalità di colore e fino a 6 effetti di illuminazione diversi, così da sincronizzare gli effetti luminosi sulla scocca della scheda con gli altri componenti Asus del PC. Un PC unico nel suo genere. Ed è proprio un gran giocare con questa ROG Strix GTX 1080 che il nostro Sebastiano, che pure non è qui però prima, si è divertito a strapazzare tra dettaglio ultra e risoluzione 4K. Beh, del resto se non lo fai con una scheda come quella... Ovviamente. Beh, poi però ci vogliono dei giochi adatti per togliersi delle soddisfazioni con giochi di quel livello. Abbiamo pure quelli, e ad esempio il prossimo titolo. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di Call of Duty Infinite Warfare e di Battlefield 1, come must have della stagione per i fan dei first person shooter. Mancava però un titolo all'appello e ci tengo particolarmente a parlarne perché è stato ingiustamente sottovalutato, ha avuto un lancio poco felice, ma in realtà si tratta di uno dei migliori nel suo genere. Parlo di Titanfall 2.
Dopo un primo capitolo esclusivo per le piattaforme Microsoft e unicamente multiplayer, Titanfall 2 mira a rivoluzionare le basi introdotte 2 anni e mezzo fa. Respawn Entertainment ha infatti fatto le cose in grande, realizzando una solida campagna a giocatore singolo e includendo nello sviluppo PlayStation 4. La trama di Titanfall 2 ruota intorno al personaggio di Jack Cooper, un soldato semplice della milizia costretto dagli eventi a pilotare un Titan. La storia, che fa da sfondo al titolo, non è propriamente delle più originali, ma possiamo garantire che una volta ingranata vi terrà incollati allo schermo fino alla fine. Finale che arriva forse anche troppo presto, vista la durata di circa 6 ore della campagna, ma che ci ha soddisfatto appieno. Siamo rimasti soprattutto colpiti dal modo in cui le meccaniche originali di Titanfall sono state applicate in un contesto single player. Titanfall 2 offre un gameplay duale, grazie principalmente alla presenza di BT, il Titan che ci accompagna durante tutta la durata della campagna. Se le fasi di shooting puro nei panni di Jack non offrono nulla di nuovo per quanto riguarda gli FPS, l'uso di alcune simpatiche soluzioni di gameplay ci ha stupito in più di un'occasione. Parliamo delle situazioni in cui siamo costretti a separarci dal robot, perché quest'ultimo non è in grado di passare in zone ristrette. In questi momenti sarà nostra cura far strada a noi e al nostro compagno meccanico attraverso semplici enigmi ambientali e fasi platform. Spettacolari anche le sezioni a bordo del Titan, grazie a un sistema di controllo ben fatto, una gestione della vitalità ispirata alla serie Halo e un vasto arsenale. Controllare BT è una delle cose più naturali di questo mondo e gli scontri con gli altri Titan ci hanno regalato parecchie soddisfazioni, specialmente se parliamo dei boss. Un grosso difetto risiede però nell'intelligenza artificiale, assolutamente insufficiente in certi punti e comunque non soddisfacente in generale. Essendo un titolo nato per essere unicamente multiplayer, anche il seguito di Titanfall offre naturalmente una corposa infrastruttura per il gioco online. Esattamente come per la modalità storia, anche il multiplayer è strutturato in maniera duale, essendo basato sull'uso del nostro soldato e del relativo Titan. Per quanto riguarda il personaggio, non esiste una vera e propria differenziazione di classi, ma è possibile naturalmente selezionare armi, abilità e via dicendo. Questa personalizzazione permette di variare lo stile di gioco in base alle proprie esigenze, in particolar modo grazie a diverse abilità attive e passive. Tra le varie troviamo la possibilità di usare un rampino, velocizzare i movimenti, facilitare la mira quando si cammina sui muri e via discorrendo. I Titan sono invece disponibili in varie tipologie, ognuna con proprie peculiarità, sempre nel nome di un bilanciamento che ci ha soddisfatto appieno. Come in passato, l'online di Titanfall 2 si suddivide in diverse tipologie di gioco, quali conquista e deathmatch a squadre. Quest'ultima presente anche nella variante solo con piloti e con partecipanti gestiti dall'intelligenza artificiale. Molto ben realizzate le mappe, anche se purtroppo molto meno verticali rispetto al primo Titanfall. Abbiamo trovato ottimi sia il netcode sia il matchmaking e lodevole il supporto al gioco promesso dal team di sviluppo che prevede nuovi contenuti assolutamente gratuiti. Il motore grafico di Titanfall 2 ci ha stupito in più di un'occasione, specialmente grazie a una direzione artistica di eccellente fattura. Assolutamente nulla da dire per quanto riguarda la fluidità, mai sotto i 60 fotogrammi al secondo, che si rispecchia anche nel gameplay, reattivo come in pochi altri titoli. Ottimo anche l'audio, sia parlando della colonna sonora che dell'effettistica in generale. Buono il doppiaggio in italiano, sia per quanto riguarda i personaggi che la voce del nostro fidato BT. Veramente ingiusto il trattamento che EA ha riservato a questo titolo, che a mio avviso se la gioca tranquillamente con Battlefield 1 in quanto a divertimento in multiplayer, pure con un'ottima campagna in single player, anche se parere personale lì Call of Duty Infinite Warfare ha qualcosa in più. Devo dire che da più parti sento di gente che lo sta rivalutando. Beh, per forza, criticavano senza nemmeno averlo provato. Beh, comunque verrai flammato a morte per questo commento. Mi sa di sì. Sopravvivrò anche a quello. E invece voi cercate di sopravvivere ai cenoni della vigilia, non dimenticate un brindisi a Game Time. Questo 2016 è stato un anno bello intenso, è pieno di uscite di gran livello, è stato l'anno della VR, è stato l'anno di The Last Guardian e Final Fantasy XV, ci pensate? Ma il meglio, come si dice in questi casi, deve ancora venire per questo settore e per noi di Game Time. Un caro augurio a tutti quindi, un arrivederci al 2017 e state certi che sarà sempre tempo di videogiochi!